Le foreste indonesiane sono tra le più ricche di specie viventi. Benché rappresentino poco più dell'1% delle terre emerse del pianeta, ospitano da sole il 10% delle piante, il 12% dei mammiferi, il 15% dei rettili e il 17% degli uccelli del pianeta. Assicurano tra l'altro l'ultimo habitat all'orango, all'elefante e alla tigre di Sumatra, oltre a rappresentare la base di vita materiale e spirituale per centinaia di culture indigene. Non passa anno che tra queste foreste non vengano scoperte nuove specie di animali sconosciuti. Molte altre però le stiamo perdendo prima ancora di conoscerle, perché la deforestazione è ben più rapida. Ogni anno l'Indonesia perde circa 1.800.000 ettari di foreste. Tre quarti delle foreste del paese ormai sono state distrutte e ogni ora viene abbattuta un'area di foresta grande quanto 300 campi di calcio. Ogni giorno queste foreste sono gettate via sotto i nostri occhi. Alberi centenari vengono abbattuti e sostituiti con piantagioni di acacia per rifornire l'industria della carta. E molta di questa carta finirà nel cestino della carta straccia entro il primo giorno di utilizzo. 12 anni di deforestazione hanno portato all'orlo dell'estinzione l'elefante di Sumatra e la tigre di Sumatra. È in pericolo anche l'orangotango, uno dei nostri più vicini parenti nel mondo animale. Alla fine del 2002, nell'isola di Sumatra, la popolazione si era ridotta a 3.500 esemplari, ma questi si trovano in aree protette troppo ristrette per assicurarne la sopravvivenza. Il principale attore di questa distruzione ha un nome, si chiama Asia Pulp and Paper. Questo colosso cartario indonesiano-cinese produce oltre 15 milioni di tonnellate l'anno tra carta e cartone. Vende in 65 paesi carta da stampa, da fotocopie, carta igienica, shopper di carta. Per rifornirsi di fibre, l'APP distrugge interi ecosistemi, minacciando le comunità che ci vivono. Dall'inizio delle sue operazioni nel 1984, si stima che l'APP abbia distrutto 1 milione di chilometri quadrati di foresta nelle sole province di Riau e Jambi. La necessità di fibre, seguita all'espansione dei propri mercati, ha portato a una conseguente espansione delle piantagioni, che si sono moltiplicate nel giro di pochi anni. Fino al 2003, la Asia Pulp and Paper aveva ottenuto 121.000 ettari di piantagioni. Nel 2004 ne ha aggiunti altri 65.000, altri 81.000 nel 2005 e altri 108.000 nel 2006. In molti casi si tratta di aree di grande valore ambientale. Su pressione dell'industria cartaria, il governo indonesiano ha allocato 29 milioni di ettari di foresta alla produzione di legno e altri 10 milioni alla conversione in piantagioni. Messa assieme è una superficie una volta e mezzo l'Italia. Ma c'è un'altra minaccia nascosta dietro le operazioni della Asia Pulp and Paper. Una minaccia che incombe su tutti noi. Le foreste dell'Indonesia, infatti, custodiscono uno spesso strato di torba, accumulatasi in 20.000 anni, che contiene fino a 300 tonnellate di carbonio per ettaro. Quando vengono abbattute e drenate per farne piantagioni, questa torba inizia a decomporsi e il carbonio torna in atmosfera, tanto che l'Indonesia è diventato ormai il terzo paese per emissioni, dopo Stati Uniti e Cina. Come vedete, qui un tempo era tutta foresta, adesso la foresta è stata portata via. E questo canale porta via l'acqua, sta drenando l'acqua per asciugare il suolo torboso. Abbiamo eseguito ora dei carotaggi sul terreno e abbiamo la dimostrazione, che fino a 5 metri e mezzo questa torba, una volta seccata, brucia facilmente e immediatamente tutto il carbonio rientra in atmosfera. Ora la Asia Pulp and Paper si prepara a conquistare il mercato italiano. Secondo dati pervenuti a terra, è in corso un'aggressiva campagna di Ok, espansione si del trova. gruppo, che nel frattempo ha aperto uffici in Italia, Spagna, Gran Bretagna, Germania. Numerosi editori e stampatori vengono contattati con proposte vantaggiose in termini di prezzo e di credito. L'Italia è divenuta così il primo acquirente europeo di carta indonesiana, con importazioni che superano le 77.000 tonnellate tra carta, cartoni, cellulosa e sottoprodotti per un valore di 44 milioni di euro.
Nel 2009 editori, tipografie e rivenditori hanno acquistato oltre 40.000 tonnellate di carta soltanto dalle cartiere indonesiane del gruppo Asia Pulp and Paper. Terra chiede alle imprese italiane di evitare ogni legame commerciale con la Asia Pulp and Paper e le sue consociate affinché le foreste siano protette per sempre.